buongiorno Assessore Sanzò, grazie mille. Grazie. Siamo ospite Caffè Oro Nero di Piazza Mercatale, grazie mille. Per l'assessore. Grazie, grazie. Allora, assessore, oggi di solito quando con lei parliamo di verde, di giardini, però tra le sue deleghe c'è anche quella agli animali, che diciamo recentemente è stata proprio al centro della cronaca, per un fatto brutto che può avere però dei risvolti positivi. Stiamo parlando del sequestro di 37 cani, se non sbaglio, ma poi una dovrebbe aver partorito. Che siamo 45. Siamo diventati 45 cani di razza sequestrati dai carabinieri in un appartamento a Carmignano. E cani che ora sono ospitati al canile Prato, perché il canile Prato ha anche questa funzione di canile giudiziario, e che ora stanno cercando una famiglia, con tutte le complicazioni del caso, perché non sarà un'adozione ma sarà un affido giudiziario, perché come sempre quando c'è un procedimento penale bisogna poi aspettare i tempi della giustizia, che spesso non sono brevi. Il problema è che i cani non possono stare questo tempo nel canile, quindi servono le famiglie veramente di buon cuore, perché si tratta di prendere un cane, di tenerlo per un periodo non si sa quanto, con la speranza poi che l'affido diventi adozione, ma non con la certezza. Sì, c'è una speranza, la speranza c'è, però in ogni caso andiamo a togliere, abbiamo tolto appunto questi animali da una situazione di sofferenza, e anche laddove fossero necessari degli anni, però in degli anni gli garantiamo una vita dignitosa all'interno delle famiglie. Devo dire che noi come canile di Prato, attualmente noi avevamo in permanenza 37 cani. È stato fatto un lavoro eccezionale nel corso di questi anni, perché a differenza di canili di altre città che hanno un numero elevato appunto di cani al proprio interno, noi il lavoro, grazie anche all'attività del gestore, e siamo arrivati appunto a dei numeri di affido molto alti, e quindi un canile come Prato a livello provinciale con 37 animali vuol dire che è un lavoro di base, insomma, nel corso del tempo, perché anche noi partimmo con centinaia e centinaia di cani. L'obiettivo di un'amministrazione... Tra l'altro, ecco, scusi se la interrompo, il canile Prato che ottiene questi ottimi risultati, ma non è un canile di quelli che i cani li manda via, insomma, ci sono delle procedure da seguire. Come è giusto ora, che sia. Sì, Però questo rende ancora più valore al fatto che sono... Ora stiamo addirittura lavorando alla nuova gara per le nostre strutture comunali, sia l'oasi felina che il canile, e probabilmente ci sarà un ulteriore controllo, un rafforzamento del controllo da parte dell'amministrazione, perché è giusto, perché ci sono pervenute anche appunto delle segnalazioni o comunque di cittadini che chiedono perché a me sì, quel cane sì, quel cane no. Quindi io credo che sia importante che l'amministrazione venga messa a conoscenza e condivida con il gestore della struttura anche le modalità con cui appunto si danno in adozione gli animali. Cioè l'amministrazione deve fare la propria parte. Io sono dell'idea che ad oggi noi abbiamo raggiunto un buon risultato, ma il risultato di un'amministrazione deve essere quella di arrivare a canile zero. Cioè solo per l'emergenza. Il canile deve essere un passaggio sanitario. Sì. Le emergenze, situazioni come queste, però poi bisogna riuscire, magari utilizzando le risorse che utilizziamo per la struttura, magari aiutando le famiglie che accolgono un animale al loro interno. Secondo me piano piano l'evoluzione, quella migliore, perché i canini sono sempre prigione per innocenti. Sì, sì. Dovrebbero essere soluzioni transitorie e mai definitive. Un cane che muore in un canile, un cane anziano, è una perdita per tutti, cioè non è certo un vanto. Per cui io credo che un'amministrazione che continua a vincere dei premi tutti gli anni, siamo sempre ai primi posti per i servizi erogati, per le strutture e così via, quindi noi, questo ci riempie di gioia ma anche di responsabilità, perché se oggi siamo arrivati qui dobbiamo andare avanti. Per esempio il prossimo anno, quest'anno abbiamo... Perché poi noi riusciamo a ottenere questi numeri perché il primo passo, la base di un'attività dell'amministrazione con gli animali è la lotta al randagismo. Si parte da lì, per cui sui cani abbiamo raggiunto un buon livello. Ora siamo con i gatti, perché i gatti purtroppo negli ultimi anni, un po' il Covid, un po' l'invecchiamento delle persone che sul territorio erano le mitiche gattare che sul luogo andavano appunto a prendere i gatti per sterilizzarli,
Quindi siamo intervenuti noi, abbiamo fatto una gara, un affido, ha vinto un'associazione, ovviamente lo paghiamo per ogni gatto che viene accalappiato e sterilizzato, l'animale ha una pre e post degenza presso questa associazione, non è che una volta sterilizzato lo rimettiamo sul territorio, aspettiamo 2-3 giorni per le femmine, 2 per i maschi, quindi noi ci stiamo in qualche modo attrezzando perché nell'arco di qualche anno si riduca anche il numero appunto degli abitanti felini nella nostra città e quindi con la lotta al randagismo sicuramente si riduce il numero e quindi si possono migliorare. In conclusione, diciamo, c'è questo rispetto, quindi si può dire, per gli animali da parte dei pratesi. Non c'è dubbio. E diciamo però il comune ha cercato in questi anni sempre, senza le aree c'è di sempre una mattima di dare, ma di siamo incontro, arrivati ecco, da quando ci sono io ne abbiamo fatte 8-10 nuove, siamo a 45 aree. Praticamente ogni zona c'ha la sua. Diciamo area. Che Firenze, che ha il doppio della nostra abitazione, ne ha meno di noi. Sì. E quest'anno siamo andati a cambiare tutte le recinzioni con della rete più robusta, siamo andati a mettere i fontanelli perché ci siamo dotati di un regolamento che ha previsto dei minimi standard, cioè io credo che un'attenzione poi ci dobbiamo sempre migliorare su questo e ci dobbiamo dare degli obiettivi, ad esempio a me un altro obiettivo è quello di andare a cippare tutti gli animali per poterli poi inserire nella carta d'identità, cioè nello stato sì, di famiglia di ognuno di noi. Sono veramente componente della famiglia. Quello è un ulteriore salto e anche lì dovremo raccordarci con i veterinari, magari con un costo minimo, cerchiamo di capire come e in quel modo avremo anche la mappatura della popolazione sia felina che canina in città. Diciamo da come un popolo tratta gli animali si misura anche la civiltà civico, del il popolo. Il senso civico, ecco, non c'è dubbio. Sicuramente non una buona c'è cosa. Dubbio. Grazie mille, assessore. Grazie a voi, buona giornata. Grazie.